Ragazzi, e bentornati sul canale. Oggi video swatch e prime impressioni dei Velvet Ink di Moolah Cosmetics. Ragazzi, io vi avviso perché questo video è un po' delirante, capirete presto i motivi. Spero che vi possa interessare e vi lascio agli swatch. Partiamo con In My Birthday Suit, che è questo nude, e sono molto curiosa di vedere com'è. Questo che mi vedete addosso è In My Birthday Suit ed è un bel nude, come potete vedere. Allora, io è il primissimo Velvet Ink che provo, nel senso, li ho ricevuti, li ho scartati e mi sono messa a registrare questo video, quindi aiuto. Prime impressioni. Come sapete, io non sono molto per i nude, nel senso che non trovo che mi stiano bene, però queste tonalità di nude qui a me piacciono tanto perché vedete che hanno un bel tono carne, non smorto, non sembro morta io che ho la pelle tendenzialmente chiara e mi piace molto, è un bel punto di carne. Ero molto curiosa di vedere l'applicazione perché nel suo video Cindy parla di una formula molto fina e che si può stratificare senza creare strato, che è una cosa che a me nelle tinte dà fastidio, ma credo a tutti dia fastidio, perché quello che faccio io quando le metto è tolgo un po' di prodotto, cioè non vado direttamente con la spatafiata, ne tolgo un po' in questo modo e comincio a tracciare bene i contorni, perché sapete che io sbordo leggermente, non mi sono rifatta le labbra, però me le ridisegno, specialmente la parte sopra, e quindi diciamo che all'inizio metto poco colore e dopo devo andare con una passata un po' più piena sopra, quindi di solito se la tinta non è nelle mie corde, creo quell'effetto strato. Cosa ho notato? Che è molto fine, infatti, questa texture e io ho passato più di una volta. Per quanto riguarda questo colore, posso confermare che la texture è davvero fina. Infatti, io ho fatto più passate, se non sbaglio, due. Sì, due con qualche leggero ritocchino, si stende in maniera molto, molto uniforme e è molto fina, cioè non mi sembra di aver fatto più strati. Non so come spiegarvi, però è come se non avessi cose sulle labbra, perché è davvero un velo finissimo e come vedete si è asciugato opaco, la stesura è veramente super omogenea e anche la tinta mi piace un botto. Passiamo ora a Just Like a Drop, che io all'inizio, quando ho visto il video di presentazione, pensavo Just Like a Drop di sangue, come una goccia di sangue. Non lo so, però il colore mi ispira un botto. È Just Like a Drop e non c'entra un cavolo con la goccia di sangue. Oppure sì, sapete che sono una fanatica dei pennellini, e cioè ne ho qui tre pennelli labbra, perché io, che appunto sbordo un attimo non avendo il contorno definito ed essendo asimmetrico, comunque mi piace creare questa bella bocca bella grossa, faccio spesso affidamento ai pennellini per essere iper mega precisa. Io qui non l'ho usato, poi parlo della tinta singola, ci sono altri colori più scuri e per quelli vedremo dopo. Ha un applicatore in feltro piuttosto rigido, questi prodotti hanno un applicatore in feltro piuttosto rigido e aiuta parecchio. E la stesura anche qui è bella omogenea, ho fatto due, dalle due alle tre passate, ma semplicemente per perfezionare il bordo e non perché il colore era disomogeneo. Anche qui, cioè, non mi sembra di avere un prodotto sulle labbra. Forse è leggermente appiccicoso, ma proprio proprio leggermente, perché ha un finish diverso. Mi sono andata a risentire il video di Cindy, ha un finish diverso, infatti vedete che è opaco, però è un pochino più luminoso e forse, anzi, quasi sicuramente, è anche perché comunque ci ho fatto tre passate, quindi forse per quello, però il colore è pazzesco, mi piace un botto, come vedete anche qui non c'è transfer perché le tinte sono tutte no transfer, è un colore pazzesco. Passiamo adesso a Vanguard, sono molto curiosa di vedere questo colore in azione perché dallo swatch video di Cindy sembra veramente una figata, c'è un nude stranissimo. Questa è Vanguard,
guarda ragazzi, sono sorpresa, sono a metà strada e ho provato in primis queste due tinte che pensavo fossero quelle che mi sarebbero piaciute di meno. Poi vabbè, Just Like a Drop era un colore che già era nelle mie corde, però il discorso del finish diverso un po' mi spaventava. E invece raga, devo dire che mi piace tantissimo, è un nude molto seppia, ha una punta di violaceo, io non lo so, però è bellissimo ragazzi. Anche qui io faccio sempre due passate e mezza, perché appunto la prima poco prodotto e bene i bordi e poi riempio. E la cosa che più mi colpisce è proprio questa texture, non mi sembra di avere niente sulle labbra, è veramente super fine, veramente non fa strato e l'effetto opaco si raggiunge dopo pochissimo. Pare che lo faccia apposta, io appena faccio rec arriva il gatto. È un colore veramente molto particolare, davvero molto particolare, però è veramente strabello. Mi piace un botto. Ma passiamo adesso ai colori un po' più intensi e comincio con Hot Stuff, che è questo bel viola in base calda che sembra pauroso. Questo ragazzi è Hot Stuff, anche per questo qui posso dire, io che sono maniaca dei pennelli, che mi è bastato lo scovolino, cioè io ho ancora i miei pennelli qui e sono completamente intonsi, perché mi basta applicarlo così e questa per me è una cosa incredibile, perché vi giuro, a me capita sempre, spesso perlomeno, che con le tinte faccio bene i bordi, poi però la tinta è troppo sbrisolona o comunque troppo cremosa. Secondo me, oltre alla texture, e più vado avanti più me ne rendo conto, conta anche il fatto che diventa opaco molto velocemente e appunto poi stratificandolo non mi va a mischiare la texture, io non so come spiegarvi perché ce l'ho davanti la cosa, a volte mi si creano degli agglomerati perché dove applico magari più prodotto si crea una striscia più scura che magari ci metto un po' ad asciugare, si asciuga dopo, lo so che è un discorso da fuori di testa, però vi assicuro che è la verità. Con questo insomma non mi succede perché io applico il prodotto e poi quando ci vado sopra non si creano agglomeranti, lo strato che ho applicato prima si è già asciugato ed è già diventato opaco, non mi diventa crostone, la texture è fina, sto blaterando, forse sto dicendo cose senza senso che però nella mia testa sono molto limpide, è bellissimo. E applicandolo mi è venuto in mente che mi ricorda moltissimo ESP di Illa Masca, che vedete che è questo colore qui, brava Carlotta, fa gli swatch nei posti sbagliati. Il colore è davvero simile, quella è la classe, solo che questo rossetto non è assolutamente opaco, come potete vedere, e ha anche delle micro pagliuzzine microscopiche, perché è solo un riflesso blu, mentre questo è completamente opaco. Passiamo adesso a quello che sulla mia pagina Facebook è stato associato al mio nome, e cioè Invictus, questo colore qui. Quando l'avete visto nel video di Cindy che ho linkato, mi avete detto: oh mio Dio, Carly, Invictus, te ne prego, usalo, è fighissimo, è il tuo, eccetera. Io sono curiosissima! E questo secondo me è il test dello scovolino, eh. Vediamo se qua avrò bisogno del pennellino. Invictus, che è un bel blu super iper mega opaco, ragazzi, io non so cosa dire, cioè sono qui che ho finito di mettere il rossetto e ero lì così, io non so veramente cosa dire ragazzi, io non ho usato il pennellino ed è impossibile questa cosa, è questa la cosa che mi sciocca, cioè anche con un colore scuro io non ho usato il pennellino, non mi si sono creati bordi stupidi, il colore è completamente omogeneo nonostante le due passate e mezza. Ho deciso anche di andarci anche più abbondante, ma la sensazione è sempre quella, mi sembra di avere un film leggerissimo sulle labbra, per il resto mi sembra di avere veramente labbra nude, non sento di avere un prodotto sulle labbra, non mi tirano, non c'è niente che non vada, il colore è completamente omogeneo, lo so che sembro isterica e forse è così, però è incredulità.
La mia è veramente incredulità. Passiamo ora ad Old School, che è questo bel rosso, e so che sembra strano dirlo per una come me, però dal video di Cindy era uno dei colori che mi intrippava di più e infatti sono curiosissima di provare a vedere com'è. E questo è Old School, che appunto, come dice il nome, è un bel rossetto rosso, vecchia maniera, vecchia scuola. Secondo me una puntina microscopica di blu c'è, e la cosa lo rende ancora più bello. Sinceramente dal video che ho visto di Cindy mi sembrava ancora più blu, ed era per quello che ero molto curiosa di provarlo. È un rossetto rosso classico, molto bello, e mi piace tanto anche qui, stesura che levati e... Guardate il colore, perché io davvero, se no mi ripeto in continuazione. Questi sono gli swatch e le prime impressioni dei Velvet Ink di Mulac Cosmetics. Ho proprio ricevuto il pacco e ringrazio Mulac per questa cosa. E li ho aperti e mi sono messa davanti alla telecamera a registrare. Quindi tutto quello che ho detto era proprio... in diretta. Non vi so dire assolutamente niente ovviamente sulla durata o cose di questo genere, vi so dire solo che tra un Velvet Ink e l'altro, quando andavo in bagno a struccare le labbra, ho visto che con acqua micellare bisogna stare lì un attimino. Questo mi fa ben sperare sulla durata, non sulla stesura, sulla durata. Oggi non sono in grado di parlare, chiedo scudo. Quello che posso dire io è che a me i colori piacciono tutti, veramente tanto. Grandissima sorpresa i due nude, perché non mi aspettavo che mi piacessero così tanto. Ne parlavo su Facebook, sulla mia pagina Facebook, quando ho messo il link dei Velvet Ink. Cindy parla di texture sottile che si può stratificare, però sì, chissà se è vero, eccetera eccetera. Insomma, sì ragazzi, è vero, io quella era la cosa che più mi premeva vedere, è vero, è la prima volta che provo delle tinte così, e la cosa che mi piace è che, e l'ho sempre pensato questa cosa da quando ho cominciato a provicchiare i prodotti Mulac, il fatto che ci sia Cindy come art director per prodotti così particolari mi fa ben sperare sulla qualità, perché alla fine Cindy è una ragazza come noi, quindi il mio ragionamento è: se io, appassionata di make up in prima persona e che si trucca tanto in prima persona, dovessi creare una linea di cosmetici, vorrei che il prodotto fosse perfetto, fosse come dico io, perché so le esigenze mie e di tutte le altre persone che si truccano, e quindi da lì voglio creare un prodotto che non crei crostoni, che non si stratifichi, che abbia una texture fluida, che si asciughi rapidamente ma che non si espanda. È una sviolinata pazzesca questa qui sulle Velvet Ink, sui Velvet Ink, però io veramente sono sorpresissima, perché di tinte per labbra ne ho tante, ne ho provate tante, e c'ho lì qua una cosa che mi farebbe dire: sono quasi le tinte labbra migliori che io abbia mai provato. Come prima impressione, come primo impatto, non riesco a trovare un difetto. È la prima volta che non devo usare il pennellino, non mi creano grumi, rimangono, sono opache, non si sentono. Non si sentono, guardate, io anche con le altre tinte non mi sogno di fare una cosa. Credo che io debba andare a fare un TSO urgente, perché sono un attimo sconvolta da questa cosa. Io spero che il video vi sia piaciuto, se ne volete altri fatemelo sapere nei commenti, lasciate un like se il video vi è piaciuto, ditemi se l'avete comprato, cosa ne avete pensate, che colori piacciono a voi, insomma ci ceriamo un attimo qui sotto. Io vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima, ciao!